gioco. Immagino che faremo un'introduzione, un quarto d'ora, 20 minuti, qualcosa del genere. Tu hai 20 minuti, il colonnello un pochino meno perché è un po' più stanco dalla giornata. Va bene, tanto per sapere, perché comunque mi devo regolare. Allora, io innanzitutto mi sono occupato lungamente di guerra perché ho insegnato una materia che si chiama studi strategici, che in realtà non riguarda soltanto il combattimento, non riguarda soltanto lo scontro sul campo di battaglia, ma è qualcosa che coinvolge più in generale la logica del conflitto, la logica del duello tra avversari che perseguono obiettivi contrapposti. Certamente intervenire in un'occasione come questa, il giorno in cui il nostro paese ricorda, anche se lo fa con uno strano complesso di colpa, quasi una forma di vergogna, la sua più grande vittoria militare e politica di tutti i tempi, almeno come Stato unitario, mi stimola a cercare di proporvi una riflessione di più ampio respiro. Il tema è ampio, no? Come è cambiata la guerra da quel giorno in cui l'Italia riuscì a sconfiggere l'impero asburgico, l'Austria-Ungheria? Com'è cambiata la guerra fino ai giorni nostri? E molto brevemente, termine di una riflessione che ho condotto venendo qua, mi sono convinto che la cosa più interessante da spiegarvi sono le linee di continuità e di discontinuità, perché qualche cosa nella guerra è cambiato, ma la guerra rimane comunque al fondo uno scontro che contrappone sistemi militari in cui c'è una prova di forza, ma in cui c'è anche un confronto di volontà. Si usano le armi non perché si vuole uccidere, si usano le armi per convincere un interlocutore che abbiamo ad accettare la pace che vogliamo imporgli, oppure al contrario convincerlo che la sua aggressione non potrà portare il nostro avversario a realizzare la pace che lui vuole imporre a noi. E anche questo è un fatto da sottolineare: la guerra e la pace sono strettamente collegate. Non si fa la guerra per la guerra, si fa la guerra per una condizione di pace che viene dopo. Quando sul terreno o nella politica internazionale ci sono due concezioni della pace inconciliabili, e allora si combatte, si fa la guerra, si arriva a un confronto che può sfociare nella vittoria dell'uno sull'altro, oppure anche in una situazione di compromesso che si verifica quando nessuna delle due parti riesce integralmente a realizzare i propri obiettivi e quindi deve venire a patti, come può essere che un giorno accada per esempio tra Russia e Ucraina. Allora, tutto ciò premesso, dal mio punto di vista la grande continuità è il fatto che la guerra è rimasta un fenomeno politico sanguinoso. Non c'è guerra se non ci stanno distruzioni e morti, con buona pace di chi crede che il futuro della guerra sia cibernetico. C'è anche quello, è una dimensione ulteriore che la tecnologia ha portato nel confronto armato tra gli stati, ma di per sé la guerra rimane intrinsecamente collegata a un fenomeno organizzato di uccisione e soppressione collettiva praticata da una società e da uno Stato nei confronti di una società o di uno Stato avversario rivale. Questo è un dato molto brutale, ma che rappresenta la sostanza del fenomeno bellico ed è anche la ragione per la quale da secoli, ma in modo più convinto dopo la Prima Guerra Mondiale, si è cercato di espungerla dalla storia. Bisogna dire, anche con dei risultati positivi, nel senso che almeno nella coscienza collettiva la guerra non è più uno strumento della politica come tanti altri, come si pensava in precedenza,
è ancora uno strumento della politica, ma la drammaticità della scelta di farvi ricorso è tale che tutto sommato rappresenta una condizione eccezionale. Mentre prima le paci erano un momento straordinario, eccezionale, un'isola, in una continuità tra una guerra e un'altra, adesso le guerre sono soluzioni di continuità eccezionali, cioè si è capovolto il rapporto tra ciò che è normale e ciò che invece è straordinario o eccezionale in termini negativi. Cosa invece è cambiato? Evidentemente il progresso tecnologico, dal momento in cui le fiamme del primo conflitto mondiale si sono spente, ha fatto registrare delle novità che hanno avuto delle ripercussioni importanti anche nel modo in cui si fa la guerra. Abbiamo avuto quelle che vengono definite dagli esperti rivoluzioni tecnico-militari. In modo particolare ne abbiamo avute, per esempio, in connessione del fatto che abbiamo avuto la motorizzazione, la meccanizzazione, per cui a un certo punto la forza meccanica è stata messa a disposizione degli strumenti militari e a un certo punto sono diventate possibili tutta una serie di altre cose che in passato erano precluse all'azione dei generali. Le avanzate, le ritirate un tempo dipendevano dalla velocità della fanteria o al limite delle forze di cavalleria, oggi invece dipendono dalla capacità tecnica dei mezzi che impieghiamo di percorrere una certa distanza nell'unità di tempo. Più veloci sono i tuoi mezzi, più autonomia hanno i tuoi mezzi, al netto dell'ostacolo che incontrano da parte dell'avversario, più lontano puoi andare. È aumentata enormemente la potenza di fuoco. Noi siamo passati da una guerra in cui lo strumento più potente era il cannone da 5 a 10 km di gittata, a un mondo in cui la potenza di fuoco ha raggiunto il limite massimo con le esplosioni nucleari. È cambiata la distanza alla quale possiamo proiettare la potenza di fuoco. Appunto, non sono più i pochi chilometri di gittata del cannone della 15-18, ma è la gittata dei missili intercontinentali, sostanzialmente illimitata. Un'altra cosa che è successa è che è stato militarizzato il cielo. Sì, c'erano degli aerei anche nella prima guerra mondiale, però tutto sommato era un poca roba, avevamo dei biplani di bassa potenza, bassa autonomia, che venivano sostanzialmente impiegati in duelli locali oppure a supporto delle truppe che si trovavano sotto, ma non esisteva un'aviazione strategica. Nessuno aveva ancora pensato, perché Due scriverà tra le due guerre, di vincere la guerra con il potere aereo, cioè bombardando massicciamente le città dell'avversario. Questo è un contributo, può piacere o non piacere, il più grande contributo teorico dato da un italiano alla storia della guerra e alla scienza bellica lo ha dato Due, che era un generale della cavalleria che però divenne teorico del potere aereo. Teorizzò la guerra combattuta e vinta con gli incrociatori aerei che servivano a bombardare a tappeto le città dell'avversario per piegarlo alla resa. Tra l'altro questo non è che andasse molto per il sottile, predicava il bombardamento anche con ricorso ai gas e queste cose, quelle armi, diciamo, che noi oggi definiamo non convenzionali. Comunque, lo spazio in cui si combatte si è anche approfondito, perché i sottomarini, da strumenti, diciamo, tutto sommato dalle possibilità molto limitate, sostanzialmente sono diventati degli incrociatori subacquei, lanciamissili, cioè capaci anche di rilevare dal punto di vista dell'equazione strategica, perché in grado di lanciare vettori che portano armi nucleari a grandissima distanza. Per di più,
nascondendoci, perché il sottomarino, almeno i sottomarini di, delle generazioni più recenti, quelli a propulsione nucleare, possono rimanere occultati anche per lunghi periodi di tempo senza che nessuno sappia dove si trovano, per poi apparire all'improvviso, effettuare il lancio e scomparire. Altra cosa che secondo me è importante: è evidente che nello sviluppo della tecnologia militare i paesi che hanno un'industria più avanzata e dispongono di un settore tecnico-scientifico più sviluppato sono in grado di produrre sistemi d'arma più performanti, sistemi d'arma più letali, che possono colpire a più lunga gittata e arrecando a parità di condizioni un livello di distruzione maggiore. Tuttavia questo non significa necessariamente che le potenze industrialmente più avanzate ed economicamente più ricche automaticamente abbiano la garanzia di vittoria rispetto ad avversari che teoricamente sarebbero inferiori per capacità tecnologica, capacità industriale e quant'altro. Questo succede perché la guerra ha una natura camaleontica. È possibile in qualsiasi momento la sorpresa, e specialmente nel momento in cui la maggior parte degli stati rende di pubblico dominio il tipo di armamenti di cui dispone e le dottrine di impiego che conta di utilizzare nel momento in cui fa ricorso alle armi, c'è chi rimane nell'ombra e può anche adottare delle contromisure e immaginare uno stile di combattimento diverso tale da porre in crisi chi sarebbe teoricamente superiore. E lì l'elemento di maggior novità che è intervenuto tra il 1918 e oggi è la realtà della cosiddetta guerra asimmetrica. Guerra asimmetrica che non è quella che vi raccontano quando vi dicono che c'è chi usa armi che normalmente non dovrebbero, ai sensi del diritto internazionale, essere impiegati sul territorio o contro un avversario. Non è neanche colui che ti sfida utilizzando mezzi subdoli, è un'altra cosa. La guerra asimmetrica è quella che viene combattuta da un avversario tecnicamente inferiore per volgere la superiorità del suo avversario contro i suoi stessi interessi. Un caso di specie: Hamas che attacca Israele. Hamas che attacca Israele concepisce un attacco sanguinoso quanto è necessario per provocare la reazione iperproporzionale degli israeliani. Cosa faccio? Anche perché la cultura strategica che informa il comportamento militare degli israeliani è pubblica ed è nota da decenni. È basata sul concetto di rappresaglia. Più intensamente gli attacchi, e più è probabile che tu riceverai una risposta più che proporzionale di grande violenza. Allora tu puoi anche immaginare una strategia di ricorso alla forza in cui il tuo obiettivo è soprattutto scatenare la rabbia del tuo avversario. Rabbia del tuo avversario che nell'epoca delle comunicazioni di massa in tempo reale, non solo televisive ma anche sui social, capovolgerà i rapporti di forza portando l'opinione pubblica internazionale a schierarsi contro il paese teoricamente più forte. Ed è una cosa rispetto alla quale noi non abbiamo ancora trovato un antidoto serio. Ci sono delle forme di gestione della comunicazione militare che tendono a ridurre il rischio, ma siccome il controllo completo non c'è, anche perché oramai su qualsiasi teatro bellico, persino i civili possono documentare quello che accade, tutto ciò che serve è un telefonino.
un telefonino e l'accesso alla rete internet. Dopodiché è possibile costruire qualsiasi narrazione, e rispetto alla narrazione dell'individuo generico che accede al web, la comunicazione istituzionale è sempre in affanno. Non c'è niente da fare, è sempre in affanno. C'è un problema di credibilità. L'individuo è più credibile, stranamente, anche quando non c'è la riconoscibilità dell'individuo che riprende le immagini, piuttosto di un sistema più o meno pubblico riconducibile a un governo che sconta comunque a prescindere un problema di credibilità collegato alle finalità politiche che persegue. Tanta gente alla comunicazione, per esempio faccio un caso specifico, alla comunicazione israeliana non crede perché tendenzialmente la ritiene comunque non veritiera. Allora a quel punto nel duello che c'è tra la comunicazione ufficiale che viene dai canali israeliani o dalle forze armate israeliane e quella che viene da Hamas oppure dai civili che la fiancheggiano, è ovvio che quest'ultima che prevale. C'è poco da fare, peraltro con conseguenze paradossali e anche tristissime, perché alla fine qualcuno ha concluso: se tanto mi dà tanto e vengo comunque criminalizzato per il modo in cui faccio la guerra, e lì mi incontro più io, faccio comunque quello che mi pare, perché tanto del criminale mi danno comunque, a quel punto cerco di perseguire il mio obiettivo sul campo senza alcun freno inibitore. Allora, tutto questo per dire che la società dell'epoca delle comunicazioni di massa ha aggiunto alla guerra una dimensione che prima non c'era. Forse questo è il vero portato degli ultimi 100 anni, con la capacità che ci è stata data di vedere delle immagini più o meno in tempo reale, certi meccanismi che servivano a raccontare la guerra o anche a propagandare